Buonasera a tutti, sono Denis Curti, sono il direttore artistico del Premio Gergo, edizione 2020, giunto alla quinta edizione, e chiedo alla regia e soprattutto a Claudia di correggermi se dico delle inesattezze. E anche noi, come buona parte del mondo, ci ritroviamo in una situazione completamente nuova, inaspettata. Soliti nelle passate edizioni a ricevere il pubblico e gli amici in questa città bellissima che è Montefano. Abbiamo qua il sindaco che saluto, grazie perché ci accompagna in questo viaggio molto molto interessante. Noi vorremmo farlo in presenza. Questa è la prima informazione che voglio dare. E quindi dal 25 al 27 settembre noi vi aspettiamo a Montefano. Abbiamo, come dire, preparato un piano A, quindi vuol dire che i problemi legati alla pandemia e al Covid ci consentiranno di stare un po' più vicini, e se questo non sarà, riusciremo a mantenere i distanziamenti e tutti i protocolli di sicurezza. E comunque esiste anche un piano B. Il piano B vuol dire che cercheremo di fare molte cose all'aperto. Insomma, noi vogliamo incontrarvi a Montefano in queste date. E, insomma, 5 anni intensi sono passati da questa città e attraverso questo premio dei fotografi importantissimi. E voglio dirlo subito, quello di quest'anno non è da meno, perché il premio alla carriera del 2020 è assegnato a Tony Torimbert, che adesso ho perso nei meandri della rete, ma ecco, ciao Tony, grazie per aver aderito alla nostra iniziativa. Sai che sei in buona compagnia, perché prima di te il premio è stato assegnato a Ferdinando Scianna, e poi a Maurizio Galimberti, e poi a Piero Gemelli, anche lui è qui con noi. Ciao Piero, e grazie per aver accettato il nostro invito. E appunto, appena la passata edizione, il premio a Giovanni Gastel. Ma un passo indietro, perché questo premio è dedicato ad Arturo Gergo, che insomma è nato nel 1901, se non sbaglio, proprio a Montefano, per poi trasferirsi a Roma, niente meno che in via Condotti, per aprire uno studio bellissimo, importantissimo, dove sono passati i personaggi più importanti del cinema, della cultura, della politica. C'è un fatto davvero curioso, perché a un certo punto ha fotografato un papa, poi mi ricorderà Cristina quale papa fosse, e per fargli questa foto, insomma, lui arrivò a toccare le mani al papa e a piegargliele indicando il tre, no? E dice, perché questo richiama la Trinità, e da quel momento in avanti tutti benedicono così, no? Quindi, con il mignolo e il medio piegato. Quindi è veramente, insomma, e poi è stato un fotografo strepitoso, lavorava con il grande formato e lavorava su delle lastre 18-24, e questo gli consentiva di intervenire su queste lastre. Insomma, è un po' l'antesignano del fotoritocco, con una delicatezza ed un'eleganza direi impareggiabili. Era forse molto più interessante quel fotoritocco, ma non voglio fare il nostalgico, e quindi passo subito alla parola a Cristina, che non è soltanto la figlia di Arturo Gergo, è una fotografa importantissima che ha fatto delle cose davvero importanti in tutto il mondo, ha lavorato a New York, ma soprattutto ha preso in mano le redini di questo archivio, perché Arturo Gergo ha lasciato un archivio meraviglioso. Io ho avuto modo di visitare le mostre, di vedere i libri, e come dire, per conservarne la memoria, Montefano, grazie all'amministrazione, è stato creato uno spazio espositivo permanente, e questo premio vuole ricordarne la figura e l'importanza. Però, e davvero ti passo la parola, non soltanto il premio alla carriera, non soltanto la conservazione della memoria, ma anche
un incitamento ai giovani. Insieme al premio alla carriera, questa iniziativa dà un premio a un giovane talento, ne abbiamo premiati tantissimi, e quest'anno è la volta di Monia Marchionni, è qua anche lei di rosso vestita. Grazie per aver aderito al nostro invito e complimenti, perché il tuo lavoro è veramente molto interessante. Avremo modo di confrontarci su tutto. A te, Cristina. Allora, buonasera a tutti, è un piacere come al solito vedervi, ma soprattutto è incredibile come ogni anno siete più numerosi, perché all'inizio eravamo pochi, adesso ci sono sempre più partecipanti e persone fondamentali per la crescita di questo premio. Vittorio Salmoni, che era artefice fin dall'inizio, insieme al primo sindaco, al sindaco Carnevali, che fece la mostra di Arturo Gergo a Montefano, che aveva visto a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, quindi la volle portare a Montefano a tutti i costi, diciamo, e da lì poi è nato, un po' da una parte, un po' dall'altra, non mi ricordo neanche bene come, fatto sta che è nato questo premio alla carriera dei fotografi, che è cresciuto, è quasi miracoloso quanto è cresciuto, quanto è cresciuto bene, quanti fotografi importantissimi ci hanno partecipato, quanti bravi fotografi giovani. Quindi si è creato quello che io era il mio sogno, cioè un movimento di fotografia. Quello che mi ha fatto particolarmente piacere, io che mi sono occupata del suo archivio praticamente sempre, però non avevo molto tempo, nel senso che questo archivio era una cosa che stava lì, io non ho seguito mio padre, è morto quando ero una ragazzina, per cui ho fatto altro, poi mia madre ha fatto la fotografia lei, poi ho cominciato io, e quindi a un certo punto intanto mettevamo a posto questi negativi che stavano lì, alcuni messi segnalati, ma la maggior parte, come andava in quei tempi, non è che i fotografi si occupavano tanto di catalogare, non catalogare, tutta questa mania di scherzo. Allora no, li mettevano lì con un nome scritto genericamente, un cognome, senza le date, perché se le ricordavano. Quindi questo io pensavo di averlo finito, quando improvvisamente, dopo il 2008, 2010, eccetera, è nato il problema dell'archivio digitale. Quindi è iniziata tutta una nuova era, della quale poi mi sono dovuta occupare molto di più, perché mentre l'altro era tutto a posto, io ero tranquilla, non lo guardavo, se non quando servivano delle foto per una mostra o per un libro. Insomma, ha cominciato questo, però mi è servito per fare delle ricerche insieme alle persone che mi hanno aiutato, i curatori delle varie mostre, in cui ho scoperto di Gergo molto più di quanto io stesso conoscessi. Intanto la sua incredibile modernità e la incredibile rapidità con cui lui si è affermato a Roma negli anni 30, nei primi anni 30, a partire dalla prima mostra alle fotografie, alle persone più importanti che c'erano, ma anche e soprattutto di quanto lui negli anni 50, del Gergo degli anni 50, che è un Gergo un po' più sconosciuto, un Gergo che riguarda il colore, che riguarda i quadri, che riguarda la pubblicità, la Ferragna, che era in piena espansione. Poi lui è morto a 58 anni e purtroppo la cosa si è interrotta. Allora, quello di cui io sono stata particolarmente colpita è stato l'empatia che i fotografi premiati hanno avuto immediatamente con Gergo. D'accordo, l'avranno conosciuto, ma come uno conosce anche tanti fotografi bravi, non è che conosce necessariamente a fondo la sua opera. Ebbene, si sono tutti trovati in sintonia, diciamo, e quindi se lo sono portati con sé, compreso Denis, che l'ha inserito nella mostra dei grandi fotografi che ha fatto a Mestre, e quindi Gergo sta camminando con il presente, e questa con i giovani fotografi, con tutte le iniziative che stanno nascendo lì intorno, e questa è la cosa che mi rende più orgogliosa e felice di tutto, di questo lavoro, e penso che continuerà ad andare oltre. Grazie Cristina, grazie davvero. Io vorrei sottolineare un aspetto, perché è vero, i fotografi sono centrali, sono importantissimi, insomma ci hanno accompagnato in tutta questa avventura, sono stati veramente molto generosi,
Però c'è anche da dire che se questa manifestazione noi riusciamo a realizzarla è grazie all'impegno che ci mettono le persone che lavorano sul territorio. Assolutamente. Di Claudia Scipioni, di Andrea Mutti, di Eugenio Gibertini. Di Vittorio Salmoni. Di Vittorio e delle istituzioni. Io ho avuto il piacere di conoscere nella passata edizione il sindaco di Montefano, Angela Barbieri. Le elezioni sarebbero state di lì a breve, se non ricordo male. E così, insomma, mentre si prendeva un caffè, peraltro con i due candidati sindaci insieme, dicevano, ma noi comunque questa manifestazione la vogliamo portare avanti. E questo mi fece un enorme piacere, anche perché, come dire, non è certo una manifestazione schierata. Quindi grazie Sindaco per essere qua con noi e grazie per aver creduto ancora una volta in questa iniziativa culturale. Ci siamo scambiati un po' di opinioni nei giorni precedenti sulla centralità e sull'importanza della fotografia. Vorrei che lei ripartisse da qua. Grazie. Grazie a tutti voi, buonasera. Io sono veramente contenta di portare il saluto di tutta l'amministrazione comunale all'apertura di questo evento, che non vi nascondo, avevo paura di non poter riuscire a vedere, cioè ricordare il primo anno del mio mandato senza il premio Gergo, sinceramente non era proprio la cosa che desideravo. Io ci tenevo molto e Claudia ne è testimone, non solo Claudia, tutta l'associazione con cui dialogamo spesso. Ma perché tutto questo? Perché fin dall'inizio, io la ringrazio che lei ha ricordato quel giorno, lo ricordo ancora perché noi ci siamo insediati subito dopo il premio, fin da quel momento ho percepito che la fotografia a Montefano deve avere una crescita molto importante, grazie a voi, perché Montefano purtroppo non ha un aspetto peculiare, non ha il suo prodotto tipico, il personaggio famoso, ma ha Arturo Gergo e ha un'associazione importantissima e ha Cristina Gergo che ha creduto a Montefano prima ancora dei montefanesi. Quindi io ringrazio veramente, proprio con tutto il cuore. Avrei voluto che questa edizione partisse in un luogo importante per Montefano, Palazzo Pallotta. Palazzo Pallotta, quando mi sono insediata, non era ancora nella piena disponibilità del comune, perché il lascito testamentario della contessa Luisa Pallotta, che voglio ricordare, ha fatto un dono immenso al paese, poneva delle condizioni. Entro i 5 anni il palazzo doveva essere destinato a fini socioculturali e questa scadenza era l'aprile scorso, quindi avevamo ipotizzato, proprio fatto di tutto perché il premio iniziasse il 4 maggio a Palazzo Pallotta, proprio per coronare certo, la volontà della contessa, ma restituire, anzi donare per la prima volta forse ai cittadini montefanesi l'apertura di questo luogo con un premio così importante. Purtroppo il coronavirus ha cambiato tutte le sorti, però devo dire che il palazzo è nostro, ora è nostro perché abbiamo fatto di tutto per non perderlo. La Regione ci ha dato importanti finanziamenti e voglio ringraziare, anche se non è presente, l'assessore Pieroni e anche la dottoressa Teoldi che si sono prodigati molto, anche l'architetto Salmoni che vedo che sorride, che quando ci siamo visti mi è stato detto: Sindaco, ci crede nella fotografia? Puntiamo a Montefano? Sì, io vi chiedo con grande forza, aiutatemi tutti a far diventare la fotografia l'aspetto più importante di Montefano, caratterizzare Montefano per questo. Io credo che questo sarà possibile farlo, occorrerà tanto impegno, occorreranno risorse, ma con il vostro aiuto e con l'appoggio del Comune io credo che ci potremo riuscire. Io vi ringrazio ancora tanto tutti per aver potuto permettere questa edizione che temevo non riuscisse,
voglio ringraziare l'associazione Effetto Gergo e ancora una volta Cristina Gergo per averci creduto. Grazie. Sì, grazie per Montefano, grazie. Grazie Sindaco, davvero. Io vi vorrei presentare Simona Teoldi, dirigente dell'Ufficio Cultura della Regione Marche. Ciao Simona, ben trovata. Ciao a tutti, mi sentite? Ti sentiamo benissimo, grazie. Bene. Vorrei insomma ricordare due o tre cose. Insomma, intanto grazie perché siete con noi dalla prima edizione, ci avete sempre sostenuto. Tu in particolare hai sempre avuto parole di apprezzamento per questa piccola manifestazione, poi insomma dobbiamo anche essere coscienti di quello che siamo. È vero che è molto cresciuta e che oggi è anche riconosciuta, però come dire, siamo in un territorio generoso per la fotografia. Nella tua regione c'è una città che ha uno statuto speciale sulla fotografia e mi pare che il tema della fotografia, io ho avuto la fortuna, la coincidenza di lavorare con Ancona alla Mole, portando delle mostre credo importanti come Cartier-Bresson, Robert Capa, e stiamo lavorando con l'assessore di Ancona per sviluppare altri progetti ancora. E se non ho capito male c'è anche una candidatura importante per la prossima stagione, giustamente lasciamo che Parma possa vivere il fatto di essere capitale della cultura italiana anche per il prossimo anno, e quindi siamo tutti a vostra disposizione per lavorare e per creare le premesse per una candidatura importante di questa città. Siamo convinti, come diceva il sindaco di Montefano, che la fotografia possa giocare un ruolo importante. Ma so che non ti devo convincere perché conosco la tua passione e il tuo interesse nei confronti della cultura delle immagini. A te, Simona. Sì, ma grazie intanto per questa introduzione. Hai detto molte delle cose che abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni. E intanto un saluto da parte dell'assessore Pieroni. Io sono qui per portare il suo saluto, ma anche per affetto, e perché è particolarmente importante in questo periodo mantenere vive determinate idee, iniziative, reti, quindi dobbiamo assolutamente attraversare questo piccolo o grande deserto, adesso speriamo di essere quasi fuori, senza perdere quelle cose che abbiamo potuto costruire, quindi ci tengo particolarmente. E è vero che sono state fatte delle cose importanti, è stata fatta questa legge sulla fotografia riferita alla città di Senigallia, ma non solo, è stata fatta anche una legge per la Mole, per come polo dei talenti, e quindi anche indirettamente, meno esplicitamente, però anche con un riferimento appunto a questo tipo di espressione. E abbiamo diverse Ferrari, speriamo di non tenerle parcheggiate, ecco, certo, in un'aia di campagna, senza avere niente contro le aie e le case di campagna, nel senso che ci sono nelle Marche delle realtà, delle persone e degli strumenti assolutamente di eccellenza. Montefano, il premio Gergo, questa storia, queste persone, queste risorse rappresentano proprio una di queste ricchezze. Adesso l'impegno è quello di far camminare queste macchine. L'intervento su Palazzo Pallotta è un altro impegno finanziario importante che la Regione si è voluto prendere in questa legislatura, quindi leggi, interventi finanziari, attenzione a queste manifestazioni. Bisognerebbe però fare un po' un salto di specie positivo, non come quello dei virus, insomma, riuscire a portare queste realtà che sono di grandissima qualità, di grandissima importanza, a un livello anche
di maggiore sicurezza, di programmazione un po' più di lungo respiro e di capacità di interlocuzione col resto del mondo maggiore. Quest'anno purtroppo il virus è molto pericoloso, ma è anche molto noioso, cioè ci costringe a una noia mortale, e questo non lo so se voi avete questa stessa sensazione, però a molti di noi ha tolto quello che ci piace di più. E quindi, oltre a essere appunto insidioso, subdolo e pericoloso, è anche molto noioso. Speriamo di riuscire a mantenerci uniti, a mantenere il contatto, a riprodurre, anche se con forme un po' così a volte depotenziate, quella capacità di relazione, di ideazione, di contatto, di ricerca che abbiamo espresso anche in passato, e speriamo poi che dopo, quando ci saranno delle opportunità importanti, perché siamo di fronte a opportunità importanti, noi abbiamo la nuova programmazione europea, arriveranno un sacco di soldi, speriamo che questa filiera, lasciatemela chiamare così perché così la capiscono meglio anche quelli che tengono i cordoni della borsa, che questa filiera entri a pieno titolo in un discorso più strutturato, di cui questo può essere l'ambiente emotivo, ma poi ci possono essere cose organizzative e proiezioni che portiamo su altri piani e su altri livelli. Quindi diciamo una grande partecipazione, grande affetto e un grande augurio a questa edizione di quest'anno, sperando che le cose poi, che questa fatica e questa continuità venga premiata a breve. Grazie. Grazie Simona, lo speriamo davvero, speriamo di vederci presto, appunto di vederci dal vivo e non attraverso lo schermo di un computer, e di poter andare avanti. Noi, insomma, con questa manifestazione, in modo particolare quest'anno, appunto tutte le persone che ho detto prima, Claudia Scipioni, Andrea Muti, Eugenio Giberti, insomma, spero davvero di non dimenticarli, hanno fatto un lavoro strepitoso, perché hanno composto un mosaico di programmi veramente notevole. Ci sono letture di portfolio online, ci sono workshop, ci sono davvero degli approfondimenti. Abbiamo anche a bordo un critico, uno studioso importante. Augusto, buongiorno. Ho visto che sei Augusto Pieroni. Come va? Buonasera a tutti e grazie Dennis. Grazie di essere con noi. E io volevo dare la parola anche qua per un breve saluto. Oggi di fatto annunciamo un po' il programma a Vittorio Salmoni, che in qualche modo, ma non me ne voglia, considero davvero il tessitore. La lo so, io non potrei, ma io sto a fare 10-11 ore al giorno tutta questa settimana, cioè con tutti i nidi. Qualcuno che ha il microfono acceso? Ok. Vittorio, che in tutti questi anni ha saputo tenere insieme le moltissime anime e che ha creato le premesse davvero perché questa manifestazione appunto arrivasse alla quinta edizione con questo vestito e con questo profilo. Vittorio, a te. Grazie Dennis, saluto tutti gli amici e tutti i partecipanti che vedo essere numerosissimi, a testimonianza che è vero che questa emergenza ci ha costretto a tanti sacrifici, ma ci ha fornito di enormi opportunità e nuovi scenari, e questa possibilità di parlarci in diretta in varie parti d'Italia. Io tra l'altro esco da una call e sono entrato in questa, quindi avendo, come dire, attorno a me tante persone contemporaneamente è un'opportunità straordinaria. Ecco, bisogna ogni tanto chiudere i microfoni, ma insomma è un dettaglio sopportabile. Avete raccontato sino adesso un esempio, secondo me mirabile, di come si fa lo sviluppo locale.
L'esperienza del premio Gergo, a mio avviso, deve essere portata nei master che svolgiamo nella nostra regione e altrove come esempio dello sviluppo di un territorio e con una qualità specifica, uno sviluppo che non è economico, cioè non c'è un'impresa, un'azienda, una produzione, una filiera produttiva, ma è uno sviluppo che si centra su un'attività culturale trasversale che comprende l'espressione artistica, ma anche la comunicazione aziendale, la comunicazione di attività economiche, quale la fotografia. E maestri come quelli che sono stati ricordati prima e sono stati premiati, e soprattutto critici, e qui voglio ringraziare in particolare Dennis, che ha saputo inserirsi dentro questa realtà, descriverla, raccontarla mirabilmente e fornire tutti gli strumenti per capire bene che cos'è la fotografia e quali enormi potenzialità offre a tutti quanti. Ecco, tutto questo, questi personaggi hanno in qualche modo veicolato questo messaggio. Lo sviluppo locale si fa soprattutto in territori che sono stati considerati a lungo marginali, come le Marche. Sapete bene che non è appartenuta per tanti decenni ai luoghi centrali del nostro paese, ma è stato sempre un luogo molto segreto. In questi luoghi qua, come si fa a porre al centro dell'attenzione nazionale e internazionale un luogo come Montefano? Questi luoghi camminano, si sviluppano, si muovono sulla testa dei propri figli migliori. E lo ricordavate prima, Arturo Gergo è nato lì ed è una fortuna per Montefano che Arturo Gergo sia nato lì, che uno dei più grandi fotografi italiani sia nato in questo paese delle Marche. E saper riconoscere questo valore, saper far ritornare, anche se purtroppo non più in vita, questo personaggio nel suo luogo di nascita, significa innanzitutto un grande riconoscimento per il personaggio, ma poi anche per lo stesso luogo, significa poter contare sulla notorietà, sulla fama, sulla capacità, sull'espressione artistica di questo personaggio per poter evolvere, per potersi sviluppare. Ed è quello che è successo. E se siamo qua, in diretta Facebook, in 55 persone, con un'associazione, associazione culturale che è nata spontaneamente da persone che si riunivano ma che non avevano idea di come si facesse cultura in maniera militante e anche, se volete, professionale. Con un'amministrazione che aveva i propri programmi ma non si era misurata con scenari nazionali e internazionali. Se tutto questo è avvenuto, lo si deve perché evidentemente in questi luoghi, anche non proprio centrali, ci sono delle capacità, delle competenze, cioè un tasso culturale molto alto che si riesce a connettere facilmente con chi invece, come Cristina, Dennis, tutti gli amici fotografi, invece appartengono e tutti i giorni interloquiscono con gli scenari nazionali e internazionali di riferimento. Questo è un valore straordinario e la dice lunga anche su un altro aspetto che io voglio mettere in evidenza. Qui, se tutto questo è avvenuto, è perché c'è un tasso di umanità, di valore umano delle persone che è rilevantissimo. Cioè, sono nate delle amicizie durante questa esperienza. Non è soltanto uno scambio di un'attività culturale, non è soltanto uno scambio di un lavoro, non è soltanto il fatto di veder condensati in un luogo tante aspirazioni, ambizioni, un'occasione per confrontarsi, eccetera. C'è anche molto di più, c'è uno scambio che è a 360 gradi, c'è una convergenza anche di identità culturali, di affinità culturali, se volete andare un po' più a fondo. E questo credo che sia un valore rilevante che è stato colto, e devo ringraziare moltissimo Cristina, Dennis,
gli amici Piero Gemelli, Maurizio Galimberti. Purtroppo Shanna l'abbiamo frequentato poco, ma quel poco che l'abbiamo frequentato abbiamo capito il valore del personaggio, Giovanni Gastel, e adesso i ragazzi che hanno formato il tessuto, come dire, di innovativo del premio, la nuova generazione che si immette. E adesso conosceremo il nuovo amico premiato che, come dire, ci racconterà della sua esperienza, e credo che non sarà difficile per lui entrare dentro questo mondo che io ritengo magico. Grazie Vittorio. Rompo un po' il protocollo, Andrea non me ne vuole, perché non me ne voglia. Piero, mi rivolgo a te perché ti volevo chiedere di raccontarci brevemente, sappiamo che i tempi delle dirette sono questi, la tua esperienza, e però ti vorrei anche chiedere di presentare Tony, perché, come dire, è giusto che sia un fotografo che ha già vinto il premio alla carriera a passare il testimone. Poi mi piacerebbe dire lo stesso due parole su Tony, però se hai piacere ti chiederei di fare questa cosa, come sei un gentleman e quindi so che non mi dirai di no. Ma assolutamente sì, saluto tutti e sono ben felice di poter spendere una parola sul buon Tony, che ha un'attenzione particolare, credo almeno, questa è la mia impressione, per quanto non ci siamo parlati tantissimo, però credo che ci siamo un po' nasati anche ultimamente e ci siamo un po', come dire, indagati in qualche modo. C'è una partecipazione molto emotiva e personale sul lavoro, cosa che succede spesso con i fotografi, con gli artisti, con i professionisti, però intendo in una maniera che è più la partecipazione emotiva che non tanto quella professionale tecnica. Io credo che sia una questione di espressione di sé, di ricerca di un equilibrio tra quello che si vorrebbe e quello che si riesce a raccontare, che un po' caratterizza, forse sarà Tony a confermarlo o meno, forse ci dà un punto di contatto. Il fatto che sia lui segnalato in questa edizione come il premiato mi sembra che assolutamente sia più che meritato e più che dovuto. È una fotografia che vede parte da mia impressione comunque da una conoscenza e da un'attenzione per quello che è la fotografia del passato, ma un occhio molto, molto proiettato verso una fotografia di domani, e probabilmente non tutti noi abbiamo quell'attenzione lì. E, tra l'altro, la preparazione su terreni trasversali, perché da grafica a fotografia, comunque contatti col mondo della musica, non sono che elementi che arricchiscono una figura che poi deve raccontare il mondo che c'è intorno, mediato attraverso se stesso. Quindi benvenuto al buon Tony, e spero di non aver detto delle robe sbagliate. Uomo. No, affatto, non hai detto delle cose sbagliate, come dice Lilli Gruber, rapido, sulla tua esperienza quando hai vinto il premio Gergo, ecco, davvero. Ma la cosa è sicuramente, cioè vincere un premio è comunque un momento di attenzione su di sé abbastanza interessante, importante, gratificante. Un premio come questo, legato in particolare alla persona che lo come dire, lo sostiene col suo lavoro passato e con la sua memoria, che è Arturo Gergo, sicuramente è una fotografia che mi vede interessato, cioè la ricerca sulla figura umana, sul ritratto, ma anche una ricerca estetica intorno alla produzione fotografica, sicuramente fa piacere. Avere un premio riferito a una persona così è stato estremamente gratificante, questo non lo posso negare.
l'onda della soddisfazione va ancora avanti, poi Giovanni, Tony, chissà l'anno prossimo chi andremo a unire, facciamo un gruppettino. Mi spiace, ma sono contento al tempo stesso che abbiamo allargato, Cristina, le famose 5G, perché era nato, ti ricordi, questo come discorso no? Che poi ha un progetto alle spalle di cui poi Dennis forse un giorno ci parlerà, e per cui Gergo, Gastel, Gemelli, Galimberti, adesso abbiamo cominciato con Shanna, che non ha proprio niente a che vedere con la G, e abbiamo un Thorinbert che non ha niente a che vedere con la G, però va bene uguale. Va bene uguale. Comunque è lo spirito che sono, le G è nello spirito del lavoro di ciascuno. Tony, grazie che sei qua con noi. Volevo, insomma, tu hai detto delle cose sulla fotografia, e dici spesso delle cose sulla fotografia che mi piacciono molto. Una di queste, e adesso forse non lo dico precisamente, dici che la fotografia ti ha salvato, che la fotografia ti ha cambiato la vita. Io vorrei che tu partissi da quello, perché nelle motivazioni della giuria, quando ti abbiamo assegnato questo premio, abbiamo scritto: per la sua capacità di porre l'universo umano al centro di tutta la sua carriera artistica. E questo per un fotografo che, come dire, ha lavorato molto nella moda, nella pubblicità, nel ritratto, non è un fatto per niente scontato. Ma intanto io ti ringrazio, Dennis, ringrazio, sono io che ringrazio voi, sono qua così volentieri. Ringrazio tutti voi che mi portate così in questa dimensione di una specie di festeggiamento in una qualche maniera, no? di un percorso. Tra l'altro sono adesso trasmetto da casa di mio fratello in campagna, dove mi sono ritirato per scrivere qualche giorno quello che spero sarà un libro molto autobiografico sulla fotografia, che ha come tema la fotografia, e mi sono ritirato qui qualche giorno perché a Milano non riesco poi a scrivere abbastanza, preso da troppe cose quotidiane, eccetera. Quindi, diciamo, questo premio, giustamente lo ha notato Piero, quando ti succede una cosa del genere è un momento proprio di pensiero sul tuo percorso, eccetera. Certo, è vero quello che dici, lo dico sempre, poi qualcuno anche mi prende in giro per questo, ma c'è effettivamente un fondo di verità. Diciamo, la fotografia mi ha salvato la vita perché diciamo è stato un po' il mio appiglio, no? In un momento della mia vita, e soprattutto un luogo dove io, come dire, vivevo, e a quei tempi, all'inizio degli anni 70, in una periferia estremissima di Milano, diciamo i pericoli per un adolescente erano reali e concreti, diciamo, di perdersi. E invece questa passione che è scatenata dalla frequentazione dell'umanitaria, che poi sarebbe diventata la Bauer, eccetera, ho trovato con la fotografia totalmente la mia cifra, no? quel modo di esprimermi che mi risuonava, che mi permetteva di portare fuori quello che sentivo, no? E soprattutto mi permetteva di connettermi con gli altri in una maniera completamente diversa da quello che avevo sempre sperimentato fino a quel momento. Il mio primo lavoro negli anni 70, il mio primo lavoro compiuto, è stato un lavoro su dei bambini di Pioltello, estremamente disagiati, dei bambini di strada. Quello ha settato un pochino, diciamo, un'attenzione, credo, verso l'aspetto umano, diciamo, e di come soprattutto la fotografia come linguaggio potesse tradurre i sentimenti delle persone. Grazie, Tony. Spero di vederti presto a Milano. E poi naturalmente a Montefano, ma appena rientri fammelo sapere che, nonostante i distanziamenti, vengo a trovarti per un abbraccio. Un terrazzo abbastanza grande, possiamo stare agli angoli, esatto, come un ring. Appunto. Sentite, allora, io davvero vi ringrazio tantissimo, e niente, sarà tra l'altro, spero, un percorso che ci porterà a settembre insieme, tutti insieme, appassionatamente,
e quindi vi saluto e vi ringrazio moltissimo tutti quanti, davvero con il cuore. Grazie Tony, grazie davvero, un applauso al vincitore. E un applauso anche a Monia Marchionni, che è qui con noi e che è la vincitrice, diciamo, della sezione appunto del giovane talento. Abbiamo premiato ogni anno un giovane, lo abbiamo seguito, c'è una sorta di attività anche di tutoring, questo è anche un'attività molto importante. E Monia ha presentato un lavoro che si intitola Primo Amore. Ce lo vuoi descrivere brevemente? Perché è un lavoro molto particolare. Ti dico solo che la giuria dice che il tuo lavoro ha un notevole impatto visivo ed è dotato di una forte coerenza stilistica espressa sempre con grande semplicità e si compone di queste scene visive rivelatrici di una narrazione intima ma sempre in relazione con gli altri. Peraltro io e te abbiamo anche un rapporto epistolare, no? Tu mi mandi le tue cose, io ti dico che cosa ne penso. Devo dire che è un rapporto che mi interessa molto, mi interessa vedere che cosa producono appunto questi nuovi talenti, e sono veramente contento che tu abbia vinto il premio, perché davvero te lo meriti. A te, Monia. Grazie mille, Dennis. Io infatti la prima volta che ti ho conosciuto è stato proprio al premio Gergo. Ero arrivata lì in quel giorno perché conoscevo già il premio e lo lodavo per comunque questa particolarità. In un paese piccolo riuscire a fare un premio così importante. E quando venni quella volta era premiato Shanna, quindi fu proprio una sorpresa. La prima edizione. La prima edizione, sì. Fu una sorpresa per me in quell'occasione conoscere quindi te e anche Shanna. È stato bellissimo, notevolmente d'impatto. E io ti ringrazio per tutte le belle parole che hai detto sul mio progetto e ringrazio il premio per la possibilità che mi ha dato di poter comunque realizzare poi una personale a settembre, e questo per un autore è importantissimo, cioè mostrare il proprio lavoro, la propria ricerca, perché poi per fare questi lavori, questi progetti occorrono anche anni. Io per esempio in Primo Amore ci sto lavorando già da 2 anni e non è finito, perché questo è il primo capitolo dedicato al mare. Poi ci sarà il secondo capitolo dedicato al paese, e parliamo del mio paese, di Porto San Giorgio, un piccolo paese marchigiano sulla costa. E per fare questo lavoro ci ho messo tempo, ho aspettato il tempo per poter avere quella capacità di interagire con il mio paese, ma dando una visione non scontata del solito paesaggio marino, con balneare, con gli ombrelloni, insomma cadiamo molto in questo cliché. E allora ho avuto bisogno di tempo per poter realizzare con una mia visione personale, come dici tu, Dennis. E da lì ho coinvolto gente, ho coinvolto persone per un tipo di fotografia molto staged, per dare la mia versione del mio paese, cioè molto, molto fantastico, un paese che ammiro, che amo, perché lì sono cresciuta, è molto, un paese molto semplice, ma che mi ha dato i Natali, quindi sono molto legata a questo. E se le mie foto vi sono piaciute, siete rimasti così sorpresi, sono ben contenta, perché in realtà il mio scopo era proprio quello di mettere in scena una visione, cioè quello che io vedo con i miei occhi e farlo vedere a tutti, anche tutti quelli che hanno partecipato alla foto. Tante persone neanche le conosco, sono arrivate lì per caso, tante persone invece le ho chiamate facendo dopo una serie di sopralluoghi, di condizioni meteo. Calcolavo tutto, facendo anche dei bozzetti, e questo è il risultato. Adesso attendiamo il secondo capitolo, quello del paese. Va bene. Grazie, grazie Monia. E volevo dare la parola a questi due indisciplinati, Chip e Chop, che non rispettano il distanziamento, che non hanno la mascherina, ma che sono molto simpatici. Eccolo qua, Eugenio Gibertini e Lorenzo Cicconi Massi, due bravissimi fotografi, due cari amici. Con Lorenzo in particolare ho avuto l'occasione e il privilegio di lavorare, anzi adesso stiamo lavorando su un bel progetto. Ne approfitto per dirti in diretta che stiamo progettando il libro. È una grande notizia. Lo stiamo progettando, presto tornerò da te e non appena ho delle indicazioni più precise. Adesso volevo passare in rassegna un po' le attività.
brevissimamente, perché insomma sono già le 8, abbiamo, insomma, facciamo delle letture workshop, delle letture portfolio e dei workshop. Volevo che ci raccontaste brevemente delle vostre proposte, delle vostre attività. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, io parto io, vai, lascio, vai, così, vai. Così mi tolgo il rospo. Grazie Dennis, e grazie a tutti, per me è un piacere, mi sono trovato così un po' avviluppato dentro e piano piano coinvolto, però così, da buon abitante di questa terra, da buon marchigiano, non credo nel campanilismo, credo invece nel fatto che l'unione faccia la forza. Io farò delle letture portfolio dove sarai coinvolto anche tu, Dennis, giusto? Sì, giusto. Quindi ci rivedremo i richiedenti. E invece con Eugenio ci siamo uniti perché siamo quanto di più diverso esiste sulla faccia della Terra, nel senso che lui, adesso siamo nel suo studio, che è preciso come una sala operatoria, ed è fantastico per questo. Io invece sono un grande cialtrone, uno che fotografa fuori, sempre all'aria aperta, e quindi questa nostra unione dovrebbe diventare, spero, la possibilità per raccontare come si può approcciare ad un ritardo. Lascio la parola a Eugenio. Eugenio. Avevamo deciso di in realtà era nata come un workshop dal vivo sul ritratto, come abbiamo fatto anche in passato con altri, con Piero, eccetera, e invece in realtà tutto il lockdown ci fece cambiare. Adesso ci hai dato una buona notizia tu questa sera dicendo che probabilmente si farà tutto dal vivo, e quindi magari ripensiamo anche noi, come dire, rivediamo le decisioni che avevamo preso, però pensavamo appunto di l'avamo orientata su un talk, quindi più che un workshop fattivo, vero e proprio, in realtà era un talk legato alla fotografia di ritratto con due punti di vista appunto molto differenti. Quindi siamo contenti se in realtà poi possiamo farlo dal vivo. Certo, ma sai, stiamo lavorando, come dire, navighiamo tutti a vista, quindi come diceva prima il sindaco, ci auguriamo di poterci vedere tutti a Montefano, e stiamo guardando un po' quello che succede. E Augusto Pieroni, sei con noi. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per essere salito a bordo. Insomma, tu hai un approccio nei confronti della fotografia che non è prettamente tecnico, non facciamo i fotografi, come dire, no. Guardiamo alla fotografia per i suoi aspetti di fascinazione e per gli aspetti problematici, no? E quindi ti volevo chiedere un po' così che cosa ti è sembrata di questa chiacchierata e di questa iniziativa, insomma, se ci vuoi raccontare i motivi anche della tua adesione, della quale siamo ovviamente orgogliosi, oltre che felici. Allora, sono contento io perché adoro l'idea che esistano delle comunità, anche se come questa sta diventando una comunità non soltanto locale, ma translocale. Però mi piace molto l'idea che esista questa comunità che condivide valori, che condivide memorie e che come dire, sente la fotografia come una specie di mandato, perché altrimenti, sai, è così, è facile pensare che molti ragazzini quando cominciano prendono la fotografia o il video o qualunque altra cosa perché è quello che funziona meglio, perché è quello che tira di più, perché magari ci intravedono un mestiere, poi non sanno di che stanno parlando. E a me piace invece trovarmi dentro delle comunità che condividono appunto dei valori, delle situazioni per le quali non si può che fare questo, cioè non si può che investire in questo tipo di attività. Perché? Perché appunto, come hai detto tu, non faccio il fotografo, ma sono H24 dentro la fotografia e la vivo nella stessa maniera. E diventa anche molto complicato spiegare perché. Non ho questo tipo, è una passione, tra l'altro è la mutazione anche lì, scusate il termine, ci riporta dove non vorremmo. Dove non vorremmo, esatto. È una mutazione di un gene formativo che viene dalla storia delle arti visive e in generale dalla comunicazione visiva.
Il mio approccio è basato su come funziona e come comunica una foto, ma soprattutto un insieme di foto. Per cui il lavoro che io devo svolgere di solitamente di workshop, che in realtà è mezzo attivo, cioè mezzo frontale, mezzo diciamo di lettura, ha questo leitmotiv, cioè questa idea della sequenza fotografica come un certo, che va gestito, va padroneggiato, va reinventato ogni volta e soprattutto va dipinto sul corpo creativo di ognuno degli autori che emergenti o meno uno ha di fronte. Per cui quando ti dicono quali sono le regole, la regola è che esistono delle cose che funzionano, delle cose che sono disfunzionali, e poi esiste la variante impazzita, che è il fatto che tu sei tu e a te una cosa serve e una cosa non serve. Più o meno mi occupo di questo tipo di cose qui, semplificando e banalizzando, e anche perché i tempi delle dirette su questo bellissimo, virtuosissimo, ma anche terrificante media che è il web devono essere corti, più che radiofonici. No, infatti. Grazie Augusto, davvero felice di averti a bordo. Insomma, sarà un viaggio molto interessante. Chiederei ad Andrea Muti e a Claudia Scipioni, che non si è ancora palesata, forse la cerchi tu Andrea, perché comunque la vorrei con noi, chiederei a voi di accompagnarci in questa chiusura di programma, perché noi abbiamo Alessandro Scatolini, abbiamo Matteo Natalucci, abbiamo Francesco Francia, che forse ci devono raccontare anche molto brevemente le loro attività, però lascerei a te la regia di questa ultima parte, o a Claudia o ad Andrea, come volete. Vai Andrea, vai. Allora guarda Claudia, se vuoi fare tu un saluto, poi io provvedo a far intervenire tutti gli altri, vai. Vabbè, veloce. Allora io vi saluto tutti e vi ringrazio, perché veramente quest'anno forse è stata veramente una squadra fantastica, e ringrazio per l'impegno di tutti, veramente, insomma, senza di voi non si fa nulla, lo dico sempre. Quindi niente, siamo felici, speriamo di vederci bene tutti a settembre, quindi non vedo l'ora di potervi anche incontrare fisicamente, e niente, ecco, quindi lascio la parola a Andrea che spiega il resto. Brava Claudia, grazie. Grazie Claudia, presidente. Andrea, te il gran finale. Ti ringrazio Dennis di questo passaggio. Allora, io vorrei passare la parola adesso a Francesco Francia, perché Francesco farà quello che praticamente sappiamo fisicamente sarà un workshop, di questo siamo sicuri. Il giorno dopo la realizzazione del premio, che è il sabato, noi la domenica avremo uno splendido e illuminante workshop con te. Ci vuoi illustrare quello che farai? Beh, guarda, allora innanzitutto ringrazio tutti per questa condivisione, è stata una bellissima esperienza, nonostante questo periodo è stato ricco di dirette, fa piacere veramente essere qui a fianco di persone del vostro calibro. Tra parentesi, sono un ammiratore di Tony e quindi un grande piacere partecipo a questa cosa. E quello che faremo in realtà è un'attività che apparentemente è di carattere, parliamo di illuminazione nella fotografia con lo scopo di caratterizzare il ritratto in vari ambiti della fotografia. Io normalmente mi occupo di comunicazione visiva, ma il mio è stato un mondo un po' particolare, un viaggio dirottato il mio, quello verso la fotografia, perché venivo da un piccolo paese dove diciamo non c'erano grandi attività, no? E io ero un po' affamato quando poi è scattata l'ossessione, e quindi il mio bisogno è stato sempre quello di condividere, perché ho avuto grandi difficoltà nel trovare delle guide, no? Delle guide sia di carattere tecnico che soprattutto di contenuto. Quindi nel mio piccolo cerco di fare questo, perché poi è quello il motore che mi spinge, a parte il lavoro, naturalmente, a condividere con le persone. Quindi quando faccio workshop ci metto un po' l'anima,
e non ho mai un programma fisso, in realtà mi chiedono sempre il programma, no? Però in realtà, è, a parte che si parla naturalmente di questo, quindi di illuminazione in relazione alla comunicazione, perché la fotografia è un linguaggio e attraverso la luce, io mi occupo anche di lezione della fotografia, quindi chiaramente sono un po' ossessionato da questo, ma naturalmente è il mezzo attraverso il quale, no, veicolo il mio messaggio, è uno dei vari mezzi. E quindi il workshop sarà prettamente orientato a questo. Però paradossalmente io da ragazzo scattavo con mezzi semplici, non avevo nessuna conoscenza della fotografia e scattavo scene di vita quotidiana con l'ossessione del tempo. Cioè la mia è stata inizialmente questo e un po' lo riporto adesso perché il mio percorso sta cambiando ancora e quindi l'ossessione del tempo che passa. Io fotografavo mio nonno in dei momenti di vita quotidiana con mezzi veramente quasi, non dico le fotocamere che si aggetta, ma quasi, e per immortalare quei momenti e per avere un ricordo di verità, no? Di vita vera, non le foto in posa, eccetera, che è paradossale rispetto a quello che poi sono finito a fare, perché faccio fotografia pubblicitaria di ogni genere sostanzialmente. Però ecco, il sogno è che quello che cerco di far passare, anche se faccio un workshop tecnico, la fotografia non è tecnica, la tecnica è la base al servizio di, no? Del contenuto e del concept. Quindi ultimamente sto facendo dei workshop dove porto dei lavori reali sul campo, quindi dalla costruzione del mood board fino allo storyboard e come giustamente diceva prima Augusto, una sequenza che racconti qualcosa. L'illuminazione è al servizio di tutto questo e quindi questo è quello che cercherò di portare nel mio intervento e quindi con grande piacere partecipo a questa cosa e niente, ecco, sono veramente contento di essere qua e di assistere soprattutto alla premiazione di Tony, che stimo infinitamente, e mi congratulo anche con Monia per il traguardo raggiunto. Naturalmente faccio un saluto a Dennis, che lo vedo sempre negli eventi di sfuggita che presenta, e poi lo vedo l'impegnato con la carta. Benissimo, Francesco, ti ringrazio, sei stato chiarissimo anche tu. Allora, prima di passare la parola ai due vincitori di due precedenti edizioni del Premio Giovani, volevo sentire Claudio Colotti, anche perché Claudio farà un workshop molto interessante. E niente, dici tu Claudio, su quali linee. Buonasera a tutti, è un enorme piacere e soprattutto con emozione mi ritrovo in mezzo a tutti questi talenti, quindi grazie davvero per questo invito. Il workshop è sul fotogiornalismo e sul racconto dell'alterità. Vuole essere una summa di un mio percorso fotografico nel mondo del fotogiornalismo che è iniziato con un lavoro d'approfondimento sul sisma, sugli effetti del terremoto nel 2016 e poi è andato avanti con un lavoro sul mutamento del tessuto sociale delle piccole città di provincia, quindi fu un'indagine quella nell'Italia più profonda che era alle prese con il tema della migrazione, tema quanto mai scottante. E poi ancora con le piazze. Io ho iniziato a fotografare all'incirca 3 anni fa l'effervescenza nascente delle piazze che poi abbiamo trovato in questi giorni con un movimento tutto nuovo proveniente dagli Stati Uniti. Quindi anche quello è stato oggetto della mia analisi. Sono lavori legati tantissimo alla storia di questo paese, ma che affronto con una chiave di lungo periodo. Quindi il workshop vuole essere sia un tentativo di trasmettere le mie competenze nell'ambito fotogiornalistico e giornalistico per quanto concerne il racconto della realtà, quindi la non fiction, e poi ancora il tentativo di trasferire un approccio che sia il più possibile umano. Prima parlavate proprio dell'importanza dell'uomo al centro della fotografia. Ecco, quindi trasferire quelle competenze che ci consentono di valorizzare al massimo la dimensione umana delle persone che ci troviamo di fronte, delle persone
di cui ci interessiamo nel tentativo di rispettarne il più possibile la dignità. Spessissimo mi sono ritrovato a dover raccontare per lavoro le vite di persone che si trovano in difficoltà, che vivono ai margini. Spesso il giornalismo, il fotogiornalismo, assume una postura particolarmente aggressiva e poco rispettosa del dramma che le persone vivono, nel tentativo di arrivare il più possibile prima. Io ero stanco, dopo 10 anni di giornalismo, di lavorare in quella maniera e ho utilizzato la fotocamera, se vogliamo, per ricucire le distanze che ogni giorno vedo spaccano la nostra realtà sociale. Questo sarà il tentativo che farò attraverso l'impiego della fotocamera, attraverso questo workshop. Formare fotografi più consapevoli e anche cittadini più responsabili del proprio ruolo. Grazie Claudio, è quasi una missione la tua alla fine, una missione molto importante, senz'altro di estrema profondità. Benissimo, adesso ci abbiamo i due ragazzi, ancora sono ragazzi, che hanno vinto rispettivamente Alessandro Scattolini il premio Giovani nel 2017 e Matteo Natalucci nel 2018. Allora, voi due avete preparato due lavori praticamente distinti su Montefano. Cominciamo con Alessandro, che è stato il primo vincitore. Parlaci del tuo lavoro, Ale. Oh, sì, innanzitutto grazie per questa possibilità, anche grazie a Claudia che ci ha dato insomma la possibilità di lavorare sul territorio di Montefano e molte volte anche i contatti diciamo con cui abbiamo iniziato questo lavoro. Il nostro voleva essere un piccolo impegno sociale appunto attraverso la fotografia per poter riavvicinare la comunità di Montefano a quello che era il premio Gergo e farlo anche conoscere. Come? Attraverso appunto due progetti ben distinti, il mio che si chiama La Terra è Bassa e quello di Matteo che si chiama Sentinelle. Diciamo che abbiamo quindi raccontato la realtà contadina, nel mio caso, della realtà di Montefano, una realtà che è molto composita, ho trovato molto composita e sfaccettata, e l'ho raccontata attraverso non solo persone che svolgono diciamo questa attività di professione, ma anche attraverso persone che la utilizzano semplicemente per passione o per hobby. Quello su cui mi interessava indagare era appunto questa realtà che ho trovato al di là appunto del fosso, che molte volte perlomeno fino a prima del coronavirus e ora e anche ora chiaramente dopo la ripresa, dove tutti una realtà dove percorriamo questa strada con una fretta incredibile, non ci accorgiamo che in realtà a 5 metri al di là del fosso c'è un mondo che vive in un contesto e in un tempo che sembra di un altro mondo. E, detto questo, quindi abbiamo proposto questo progetto e ringrazio ancora di nuovo Claudia per averlo approvato, e che troverete in mostra all'interno della città di Montefano, quindi sarà una mostra diciamo all'aperto dove utilizzeremo le vie del centro, le case, le porte, le bacheche, tutto quello che stiamo trovando durante la ricerca appunto per l'esposizione all'interno della cittadina. E questo per quanto riguarda il mio lavoro. Ora passo la parola a Matteo. Chiaramente sono due lavori divisi, ma abbiamo pensato che potessero essere diciamo esporsi insieme, proprio perché entrambi parlano comunque del territorio montefanese. Grazie, Matteo. Ok, vabbè, Alessandro ha già detto molto. Forse la cosa interessante di tutto questo è che l'idea era già da prima del Covid-19 di comunque sia sfruttare la città come spazio espositivo. L'idea è sempre stata quella e adesso forse più che mai è in realtà un modo forse interessante per poter esporre un progetto.
e soprattutto ci faceva molto piacere, ci fa molto piacere esporlo in questo modo, per fare in modo tale di riuscire a far avvicinare molte persone che non sono magari così appassionate di fotografia, e soprattutto sono i protagonisti stessi delle fotografie, e quindi per rendere molto attivo il paese di Montefano. Il mio progetto è sempre di un'attività rurale molto attiva nel paese di Montefano, e ho deciso di fotografare, di ritrarre i cacciatori. Un'attività, quella della caccia, diciamo ai giorni d'oggi, molto difficile da capire, ma il mio intento è stato quello di ritrarli, di fotografarli come, diciamo, come se fossero poi un domani un catalogo che resti un po' come memoria collettiva per il paese. Quindi queste figure che chissà un domani ci saranno ancora, il cacciatore, boh, forse sì, forse no, e diciamo l'idea è stata quella di fotografarli più o meno tutti, e sono circa 70 cacciatori che su un paese di circa 3.000 abitanti sono comunque sia parecchi. Fino a qualche anno fa erano oltre 200-300 e le persone raccontano che fondamentalmente quasi tutti avevano una persona in famiglia che andava a caccia per comunque sia riuscire a ottenere cacciagione, perché comunque sia si faceva una vita molto povera. Oggi un po' è cambiato, però poi ne parleremo meglio alla presentazione del progetto, della mostra. Ok, grazie Matteo, grazie Alessandro. Il vostro lavoro che fa felice, penso, anche la nostra sindaca Angela, in quanto è un lavoro proprio specifico sul territorio di Montefano. Vedere poi le persone che sono, diciamo, nascoste per certi versi, soprattutto il contadino, che è un personaggio che purtroppo sta quasi scomparendo. Sono anch'io curiosissimo, anche se ho visto pochissimi scatti, e un'idea bene o male me l'ho fatta del vostro lavoro, ma sono veramente estremamente curioso di vedere, di vederlo lungo le vie di Montefano, perché questa particolarità di esporre le fotografie su pareti, su bacheche, noi già abbiamo fatto insieme un piccolo sopralluogo e cominciato a vedere dove, e poi dovremo vedere anche il come, però veramente sarà un qualcosa, un colpo d'occhio meraviglioso per la città di Montefano. Allora, adesso prima di passare la parola a Dennis per la chiusura, anch'io, oltre un po' a curare, diciamo, questa diretta, terrò dalla prossima settimana un corso di Camera Raw, un corso di approfondimento per questo potente elaboratore di immagini del gruppo Adobe. Perciò Camera Raw, Lightroom e qualcosa di Photoshop, un corso aperto a tutti, soprattutto a chi vuole diciamo iniziare a elaborare al meglio le proprie immagini. Sono dei corsi, perché ne faremo diversi in base agli iscritti, massimo 5 persone, interattivi, quindi ci sarà la possibilità di non soltanto ascoltare come in una diretta, ma di interagire con me nel controllo dell'immagine, nella realizzazione. Prime due lezioni di teoria, poi terza, quarta e quinta lezione elaboreremo delle immagini. La prima volta delle immagini che proporrò io a tutti quanti i partecipanti, e dovranno seguire ovviamente delle linee guida per elaborarle. Poi le ultime due lezioni ognuno proporrà le proprie immagini e le elaboreremo, le miglioreremo insieme. Perciò un qualcosa di particolare, interattivo, è un corso che già ho tenuto pre-Covid in diverse città qui della mia provincia di Ancona, e che diciamo funziona bene e riesce a rendere parecchio. Benissimo, Dennis, lascio a te la chiusura finale e i saluti. Grazie a tutti per aver partecipato. No, vi saluto subito, non voglio andare oltre, è stata una diretta anche lunga e spero che insomma siano uscite delle cose interessanti. Vi vorrei chiedere la cortesia di ripubblicare tutte le informazioni che noi stiamo costruendo, di promuovere il sito del premio Arturo Gergo e di aiutarci nella comunicazione. Insomma, siamo un piccolo gruppo di lavoro, però insomma siamo riusciti a mettere insieme un programma, secondo me, davvero molto interessante. Quindi veramente grazie a tutti
perché molto del lavoro che viene fatto è di tipo volontario, e quindi davvero grazie, grazie a tutti e grazie per aver partecipato a questa diretta. A presto!